Sarebbe bello sapere ai nostri amici se effettivamente nell'ultima stagione si sono allenati meno, si sono allenati meglio e se questo ha portato loro a raggiungere quelli che erano i loro obiettivi, quelli che erano per loro i risultati, così considerati di successo, qualunque sia l'accezione di successo. Per te oggi che significato ha questo allenati meno, allenati meglio? Sai, nei compleanni poi si fa la revisione, si passa un po' a rassegna quello che hai fatto. Tra l'altro il camp ho fatto fare, ti ricordi, quell'esercizio di invertire il resoconto della giornata? Sì. Quindi partire da dietro, che è difficilissimo mentalmente, ma ti obbliga a stare assolutamente nel presente, perché altrimenti non ti ricordi quello che hai fatto prima. Cioè, noi siamo portati a raccontare e andare avanti, no? Invece, quando devi tornare indietro, molti passaggi ti accorgi che li hai sorvolati. Come dico io, cioè, hai vissuto la giornata col pilota automatico. Invece, quando sei costretto a rivedere la giornata dalla fine andando indietro, se non li hai vissuti quei momenti, non rimangono impressi. È fantastico questo esercizio. Poi magari lo facciamo fare come giochino. Consideravo questo. Ho fatto la considerazione di questo, cioè il meno, perché noi abbiamo detto allenati meno? Perché siamo andati empaticamente incontro a quelle che sono le vostre esigenze, quindi mediamente allenarsi 2 volte alla settimana e poi avere o il sabato o la domenica. E quindi il meno era in funzione del fatto che in 2 giorni tu devi ottenere gli stessi risultati che ottiene uno che ha maggiore quantità di giorni a disposizione. E quindi nel libro c'è scritto chiaramente, mi avete già sentito, però lo ribadisco così lo comprendete. Il metodo ad alta intensità, che è l'interval training, che adesso, siccome si sono svegliati e hanno fatto marketing, lo chiamano HIIT, quindi allenamento massima intensità interval training, con le scoperte di Tabata, che ha scoperto l'acqua calda, perché Zatopek l'aveva scoperto nel 46 questo. Che l'allenamento massimo intensità dava gli stessi benefici a livello di massimo consumo di ossigeno di grandi, lunghe giornate di allenamento a media intensità. Ecco, questo c'è da fare la differenza tra media intensità, quindi un allenamento intenso, abbastanza intenso, che mi consente di andare a lungo, quindi il medio per intenderci. Cioè, lui cosa scopre? Che l'allenamento intervallato, che lo scopre nella corsa, nel running, non nel ciclismo, che l'allenamento ad alta intensità dava gli stessi benefici di questi elementi, quindi dovevi fare minor quantità di tempo. Questo non sostituisce il fondo, non lo sostituisce il fondo lo devi fare. Quindi noi ci siamo organizzati in modo tale, alla domenica fai il fondo, finita la preparazione che noi ti proponiamo, dedicati a fare il fondo, vai a completare, a fare quello che noi chiamiamo la polarizzazione. E questa è la garanzia del allenati meno, ma allenati meglio. Meglio sta per. Io sono due cose che considero importantissime: la prevenzione e la preparazione. La prevenzione degli infortuni a cui potresti andare incontro facendo un gesto ciclico che vincola la tua articolazione pedalata. Ed ecco che noi spingiamo per fare core training, prevenire lo sfondamento che la sella ti dà e quindi la prostatite, detto papale, papale. E preparare la muscolatura per poter fare l'alta intensità, perché molti si svegliano un giorno così facciamo alta intensità e non abbiamo preparato muscoli e tendini. Ecco perché per noi è così importante il periodo della forza, a cui andremo incontro tra poco. Ed ecco perché è così importante mantenerla. Cioè, prevengo e preparo. Nel preparare, a sua volta, chiudo il cerchio, il circolo virtuoso nel preparare e sto comunque mantenendo ciò che mi serve per prevenire. Mi è venuto un giro di parole, spero che sia stato compreso, nella mia mente è molto chiaro. Sì, certo, è molto chiaro ed è un concetto fondamentale quello della preparazione. Noi spesso diamo per scontato, noi intendo noi sempre i cicloamatori, che non hanno più 25 o 30 anni, diamo per scontato il fatto che, dato che ci alleniamo per tutta la stagione, per tutto l'anno, pedaliamo sempre, tutto sommato i nostri muscoli sono preparati a questo gesto, no? E invece, qual è la differenza? Quando mi metto a fare, per esempio, dei lavori ad alta intensità, come quelli che si fanno in Train Evolution, lì è tutto altro che scontato che i miei muscoli siano, specialmente nel rullo,
perché mai magari, tra l'altro la differenza anche che c'è, no, di sollecitazione se mi alleno con un rullo è diversa rispetto a quello che ho fuori su strada. Quindi assolutamente, ma tu pensa semplicemente, Davide, ad un fattore che è elementarissimo. Quando noi ci mettiamo in bici, quando distendiamo la gamba, ci deve essere un pochino di piegamento del ginocchio, vero? Questo fa sì che il tendine rotuleo non si distenda completamente. Non distendendosi completamente, non andiamo a stimolare il tendine, ma sì che stimoliamo il ventre muscolare. Quindi il ventre muscolare forte si deve trasmettere le sue forze tramite il tendine all'osso che ci sta sottostante per poter distendere o flettere la gamba. Quindi io devo occuparmi di questo tendine, perché altrimenti è come se mettiamo il motore della Ferrari sulla 500. Sì, andremo forte, ma per quanto? Cioè, la carrozzeria della 500 non è adatta, ipotizziamo che si possa albergare il motore di una Ferrari. Sì, ma lo mettiamo lì e dopo? Non c'è una struttura in grado di sorreggere quelle sollecitazioni. Ed ecco perché è importante il core training. Ed ecco perché è così importante la stimolazione mattutina, per fare in modo che anche se residuo un po' di ormoni necessari, ormoni forti, per esempio il GH, venga trasmesso ai tendini. Con l'età andiamo incontro ad una perdita di collagene, quindi sappiamo che le articolazioni cominciano a fare un po' più male dopo i 40-45, a prescindere, perché tutto il nostro sistema ormonale comincia a rallentare, comincia a dire vabbè, sai che c'è, ho già fatto, quindi adesso mi tranquillizzo. Ecco perché è necessario continuare a stimolarlo. Anche delle altre cose che tu sai, quelle, tu ci tieni tanto, e io dico sì, va bene, abbiamo ancora scoperto l'anti-aging, quello che tutti ti offrono, tutti, adesso tutto il mondo è l'anti-aging e fare le cose, va bene, ma è grande abilità fare marketing. Anti-aging, grande abilità fare marketing. E biohacking. Esatto. Sì, certo, di questa cosa del biohacking, in effetti ne avevamo già parlato più di una volta, anche quando si parla di hormonal system, dicendo che tu insomma l'avevi pensato al biohacking quando ancora non esisteva questa definizione così marchettara. Ma questa è una grandissima risorsa, insomma, per noi, anche perché il nostro obiettivo è quello di pedalare ancora per molti anni in salute. Ieri parlavo con un nostro allievo dell'Academy, Andrea Zanfrini, che saluto se ci ascolterà, che lui si occupa, è un fisioterapista, si occupa anche di biomeccanica e quindi nel suo centro in Svizzera mette insomma appunto in sella molti cicloamatori. E questa chiacchiera interessante, mi raccontava un po' la sua esperienza che sta facendo, ha aperto da poco, da circa un anno, e mi diceva che la maggior parte delle persone che si rivolgono a lui sono appunto ciclisti di mezza età e non vanno lì per mettersi meglio in sella per un fattore prestazionale, ma per risolvere dei dolori che hanno. Quindi hanno male in schiena, hanno male sottosella, hanno male alle ginocchia e vanno lì con quel problema. E lui mi diceva, io non posso risolvere il tutto spostando avanti e indietro un po' la tacchetta o la sella, devo capire cosa fanno durante tutto il giorno, no? E qui si è capito anche l'influenza che ha avuto dell'Academy, anche il fatto che tu stesso, Omar, la prima cosa che chiedi sempre ai ciclisti è che lavoro fai. Che lavoro fai? Per cui se io rimango seduto per 8-10 ore al giorno e poi 2 ore esco in bici in sella, è chiaro che avrò degli scompensi da qualche parte. Quindi quello che voglio dire è, prima di, è perfetto il posizionamento in sella, che sia corretto, è giustissimo, ma prima c'è tutta una serie di lavori molto importanti da fare, no? C'è la struttura che deve sorreggere. Ma è lo stesso principio che utilizzo in questa avventura parallela, Train Evolution, ma non è tanto parallela, dello sviluppo armonico dei ragazzi. Quindi andare incontro ad un sistema fallimentare come il sistema italiano, dove vengono sfruttati i ragazzi, quindi non si lascia il tempo alle strutture che devono sorreggere di maturare biologicamente, naturalmente. Un ragazzetto di 14-15 anni, il testosterone che sta generando lo deve utilizzare per la crescita, non per subire programmi di allenamento intensivi, perché una parte dell'energia la sta dedicando alla crescita. Quindi se noi li facciamo crescere, non vuol dire non allenarsi, ma allenarsi con criterio. Se io un ragazzetto di 14-15 anni lo metto a fare
grossi, importanti lavori di endurance, tutti voi lo sapete, per fortuna posso parlare con chi in un attimo mi capisce, cioè è il peggior nemico del testosterone. Se a questo aggiungi che le generazioni, le nuove generazioni hanno la metà del testosterone di quello che avevamo i nostri nonni, che avevano i nostri nonni, e quello, la metà o meno della metà di quello che avevamo noi alla loro età, e capisci che è una cosa importante. E poi ti ritrovi nel, facciamo un po' di ultimi mondiali. Una volta, e l'ultimo è stato Martinelli, una volta c'erano importanti successi a livello junior. Adesso non ci sono più, non ci sono più neanche under 23. È un sistema fallimentare che continua a ruotarsi su se stesso e a continuare. Ecco, la stessa roba accade con noi, quindi noi pensiamo a prevenire e a preparare in modo tale di poter avere il terreno fertile per inserire l'allenamento ad alta intensità, che è la garanzia del fatto che puoi allenarti meno e ottenere i medesimi risultati. Certo, se vuoi, se c'è qualcuno che ci ascolta, è ironico la mia, no? Se qualcuno che si permette, si può permettere di stare 7 giorni alla settimana in bici, 2 o 3 ore, dico, ecco, beh, sai, forse non hai bisogno di Train Evolution. No, certo, a quel punto hai bisogno di una squadra Pro Tour per fare quelle cose. Ok, perfetto. Quindi diciamo che questa è un po' una carrellata, no? di tutti quelli che sono i macro, diciamo, argomenti su cui si appoggia, diciamo, i pilastri su cui si appoggia tutta la metodologia di Train Evolution, che naturalmente i nostri amici che sono dentro da una o più stagioni conoscono bene, anche se abbiamo visto che poi nel tempo si riesce ad acquisire sempre di più questa consapevolezza, no? Spesso chi inizia la prima stagione all'inizio magari è anche un po' scettico, no? Non più di una volta all'inizio quando si fanno i programmi di forza, qualcuno che arrivava magari da altri programmi o da fai da te o comunque da altre culture e che magari va in bici da tanti anni, dice ma questa cosa non è nelle mie corde, mi sembra di fare poco, mi sembra di fare tanto, mi sembra... E quindi il concetto che diamo sempre noi, il consiglio che diamo sempre noi è quello di svuotare la tazza. Ma quando hanno detto di fare tanto? Questa è la mia nuova. No, questo viene dopo. Quando si iniziano a fare i lavori di alta intensità, diciamo che vengono soddisfatte anche le aspettative di chi sente il bisogno. Però a quel punto lì si è già, come dicevamo, lavorato a 360 gradi, quindi con lavori di forza, con lavori di core training. E Omar, con tutta una serie di, qui facciamo un po' di anticipazioni su ciò su cui stiamo lavorando, anche di lavori di preparazione del terreno ancora più ampliati che introdurremo a breve. Sì, infatti parlavi di 360 gradi, mi è venuto in mente che in realtà è a 180 gradi e gli altri 180 gradi lo danno la persona. La persona. Oggi un nuovo ragazzino, non ho tolto neanche la suoneria del telefono, speriamo che non suoni. Oggi un nuovo ragazzino, il cugino di Martinelli, mi dice Omar, domenica faccio l'ultima corsa, dopo cosa facciamo? Cioè, immaginate cosa ho risposto, cioè, intanto la corsa che devi fare domenica la devi ancora fare, figuriamoci se devi portare la tua mente a cosa farai dopo l'ultima corsa. In realtà gli ho detto, cioè, l'unica cosa di cui siamo padroni del presente, il passato non lo possiamo cambiare, il futuro deve ancora arrivare, cioè, possiamo solo sperare che arrivi il futuro, no? Quindi è questo, è il programma di crescita personale che è abbinato alla crescita sportiva, oppure attraverso la crescita sportiva, come diciamo, come piace a noi, cioè invertire quello che è nelle corde o quello che ti fanno subire i media. Cioè lo sport è salute intanto in quanto lo sport conservi i principi fondamentali dello sport, dopodiché non è più salute. E come già vi abbiamo detto, lo sport spettacolo è bellissimo, io adoro lo sport spettacolo, è bellissimo, è lo spettacolo, ma è come andare al cinema, come andare a teatro o come andare a sentire il Rocchettaro. Mi spiego? Questo è un'inerzia rispetto a tutta la grande massa. Noi facciamo parte della grande massa, non facciamo parte dello sport spettacolo, quindi dobbiamo fare ciò che è importante trarre dallo sport, ma basti pensare alla resilienza. Tutti i programmi di crescita personale puntano a migliorare la resilienza, la capacità di imparare dalle proprie difficoltà, dai propri errori, dalle proprie avversità e trasformarle in qualcosa che ti fa crescere.
Questo è resilienza. E cos'è lo sport? Cos'è lo sport se non un parallelismo, direi, più azzeccato che nessun'altra attività? Pensate semplicemente alla curva di supercompensazione, se non è resilienza. Ed ecco che noi stiamo pensando a un programma un po' più articolato a livello di crescita personale, in parallelo, cioè senza scendere dalla, senza smettere di fare ciò che abbiamo fatto, che ci dà dei buoni risultati e che ci consente di toglierci soddisfazione, ma lavorare anche sull'altra parte, su quei 180 che sono, siamo noi, la persona integra. Assolutamente. Guarda, e mentre parlavi, Omar, di questo parallelo di sport spettacolo e poi anche invece di crescita personale per quanto riguarda noi, si è collegato, ci saluta in diretta un nostro caro amico che è Alessandro Vanotti, che è una persona che integra perfettamente questi due mondi, no? Una persona che ha vissuto lo sport spettacolo, lo sport professionistico a grandissimi livelli per tanti anni, 19 grandi giri, solo per citare alcuni numeri, insomma non serve che lo presenti Alessandro, che magari sarebbe bello invitare una delle prossime bravo, dirette con noi, no? Intanto è vero che aspetto una mia telefonata per capire se ci troviamo oggi o non ci troviamo oggi a fare le nostre chiacchierate. Perfetto, allora questo mi dà occasione, visto che Alessandro è in diretta, però poi appunto faremo qualcosa con lui, di raccontare un aneddoto che è successo al recente training camp, che non mi sembra che abbiamo già raccontato. Andiamo a fare, ti ricordi Omar, il sabato andiamo a fare questo giro in cui ci raggiunge anche Alessandro, per cui gruppetto di 13-14 persone, si va su per le vostre valli lì della Bergamasca. A un certo punto tu gli dici: Ale, stai un po' assieme a Daniele, che è un nostro amico evoluto, per aiutarlo un pochettino. Daniele è una persona che fa un grandissimo sportivo, ma in bici probabilmente ha qualcosina ancora da sistemare. Ecco, poi dirai tu magari le parti tecniche. Io dico solo cosa mi ha detto Daniele in cima alla salita quando si è avvicinato a me, e mi ha detto: ho imparato di più in questa salita che in 40 anni che faccio sport. Cioè, grazie a Vanotti, ad Alessandro, gli ha dato quelle dritte, quel consiglio, l'ha seguito per tutta la salita, fianco a fianco, a 10 all'ora, gli ha dato il consiglio sul rapporto, la tecnica di pedalata, la respirazione. E lui ha detto: io ho imparato di più in questa salita che in tutto il resto della mia vita. Questo per dire, no, quanto è bella una persona che ha vissuto a livelli così alti, che si mette a disposizione di aiutare un semplice amatore come noi. Attenzione che poi c'è dietro un talento, oltre l'esperienza, la capacità che ha Alessandro di trasmettere, di insegnare. Per me è un insegnante nato lui, capito? Non tutti sono in grado di trasmettere questo, ma è un po' come quella storiella del vecchietto che picchia nel motore dello yacht. Cioè, lui sa che cosa serve, cosa che né io e te sappiamo, no? Lo sa, perché è sapere e non è conoscenza. Io posso conoscere e descriverti perfettamente il ciclo della pedalata, i muscoli, ma io questo lo conosco, lui lo sa, perché sono i suoi muscoli che hanno imparato, hanno appreso, e questo non ha prezzo, questo non ha assolutamente prezzo. Assolutamente, e questo, ecco, mi piaceva raccontarlo, ma anche perché in realtà su questa cosa della tecnica in generale, no? Spesso nel ciclismo è proprio molto lasciata al caso, lasciata a se stessa, no? Io ho 40 anni, inizio ad andare in bici, mi compro la bici più bella che ho, perché magari ho anche due soldi, salgo in bici, inizio a uscire, magari inizio da solo, poi comincio col gruppetto, prendo quattro bastonate e sono diventato un ciclista. In realtà qualsiasi altro sport tu inizi a fare, se oggi mi iscrivo a padel o a nuoto, mi insegnano la tecnica, mi fanno fare un mese di respirazione, di movimenti, e poi magari mi fanno fare una vasca completa. Nel ciclismo tutto questo non esiste, forse perché si inizia ad andare in bici da piccoli, è una cosa che sembra naturale. È una cosa su cui invece vorremmo anche lavorare, questa, no? Ma con la collaborazione di Alessandro. Infatti è per questo che attende la mia telefonata, perché stiamo lavorando anche a qualcosa di che tu hai chiamato giustamente destrezza. Tu l'hai battezzato destrezza, è azzeccatissimo, è così, è la destrezza con la quale io seguo il movimento, metto nel mio schema motorio un nuovo apprendimento, quindi divento più, questa domanda per tutti voi evoluti, divento più, inizia con la E e finisce con la O, economico.